Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 in questo nuovo video di Animal Crossing New Horizons. Quest'oggi guida il torneo di pesca. Vi spiegherò alcune tecniche su come pescare e tutte le ricompense di questo evento. Iniziamo. L'evento si terrà l'11 aprile, inizia intorno alle 8 e si conclude intorno alle 18. Castorino ci farà da valletto per tutta la durata del torneo, che è composto da tanti round quanti ne vogliamo, ovvero non c'è un numero preciso di round da effettuare. Si può farne uno come farne nessuno. Ogni round dura 3 minuti e si devono prendere quanti più pesci possibili, perché i punti verranno contati in base al numero e non in base al tipo. Una volta terminato il round, Castorino vi assegnerà questi punti e se volete, e ve lo consiglio, potete vendergli il raccolto appena effettuato. Vi farà fruttare molte stelline. Passiamo agli strumenti e poi alle tecniche per acchiappare le creature marine. Ogni oggetto costa un dispendio di 10 punti, in totale sono 14, quindi dopo averli recuperati tutti potete comunque prendere anche doppioni, non c'è limite. Vediamoli insieme. Li ho messi tutti in questa stanza. Abbiamo un'ancora, un poster, un ombrello, due borse, un pesce finto, una targhetta pesce, un tappeto, carta da parati, una maglia, un essiccatore per pesce, una rastrelliera per canne da pesca, un frigo portatile e una bacchetta pesce che ci può far cambiare abito con un semplice movimento. Se poi avete voglia di prendere anche dei trofei, perché possono essere assegnati trofei in base a quanti punti fate, beh allora ci sarà da sgobbare un pochino. A differenza dei collezionabili, questi trofei ci verranno recapitati da Castorino a casa il giorno dopo il torneo. Per il trofeo di bronzo dovremo accumulare un totale di 100 punti. Ci si impiega un'ora, un'ora e mezza. Per il trofeo d'argento invece ci vorranno 200 punti, che si raccolgono in 2 ore, 2 ore e mezza. Mentre per il trofeo d'oro, e credetemi, ci ho messo ben 3 ore e mezzo, ci vorranno 300 punti e tra le 3 e le 4 ore. Il problema però sta nel tempo. Se non potete giocare per i motivi più disparati, potete comunque manipolare il tempo del Nintendo Switch. Basterà salvare il gioco, chiudere il software, cambiare l'orario e poi tornare a giocare. Badate bene però che se cambiate la data invece che l'orario, beh, l'evento si cancellerà, il che non è proprio il massimo, quindi mi raccomando, attenzione se volete proprio raggiungere 300 punti e non avete tempo. Ma passiamo alle tecniche di pesca. In realtà ce ne sono solo due, il che una è la prima che è in base alla vostra percezione dell'ambiente. In poche parole, basterà mettervi in maniera tale che quando l'amo tocchi l'acqua, il pesce se ne accorga nel giro di 3 o 4 secondi, dato che appunto c'è un tempo limite per ogni round del torneo e noi vogliamo realizzare più punti possibili. Quindi vi consiglio di fare un po' di pratica e poi magari passare al torneo vero e proprio se non avete mai pescato in Animal Crossing, il che sarebbe molto strano. Poi la seconda maniera vede l'utilizzo delle esche. Le esche possono essere realizzate dalle vongole che si trovano scavando nella sabbia. Nel punto nel quale avrete uno spruzzo d'acqua, usate la pala e tirerete su una vongola. Una volta lavorate, avrete delle esche da usare in uno specchio d'acqua qualsiasi. Appena utilizzate, vedrete che apparirà un pesce. Ovviamente il pesce sarà di natura casuale, non si può scegliere. Il mio consiglio è di usare le esche quando avete ormai girato tutta l'isola, bene o male, e vi rimangono quei 20-30 secondi e non trovate pesci. Quindi gettate un'esca e comparirà un pesce sicuro che vi aiuterà a fare numero. Bene, direi che questo è tutto ciò che c'era da sapere per il torneo di pesca. Come ho detto, ci sono 14 tipi di reward in totale, se non volete a tutti i costi e trofei, quindi un 140 punti se volete
tutti questi collezionabili, vi toccherà farli. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, spero che vi aiuti nell'evento di pesca. Vi ricordo anche che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale considerate l'iscrizione. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!